Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Carissimi fratelli, pace e bene. Viviamo il cammino del Cristo risorto nella terza domenica di Pasqua, dove Gesù, sappiamo molto bene, è colui che ha dato la sua vita per il mondo intero. Ha dato la sua vita perché tutti i popoli della terra fossero salvi nel suo nome. Ma questo oggi continua nella Madre Chiesa, questa grande responsabilità che la Chiesa ha attraverso i suoi apostoli, i suoi sacerdoti, sono annunciatori e testimoni di verità e devono annunciare a tutto il mondo che c'è un Signore risorto che ha vinto e distrutto la morte. Bene, carissimi fratelli, questo avviene soltanto se noi ascoltiamo la parola del Cristo, perché il Cristo in questa liturgia domenicale di risurrezione viene non solo ad aprire i nostri occhi, ma anche la nostra mente intellettiva, perché noi possiamo credere, come dice la Sacra Scrittura, nelle sue parole, che sono parole di vita e di verità. Nell'esperienza degli Atti degli Apostoli, Pietro racconta oggi come allora che noi abbiamo ucciso l'autore della vita, abbiamo preferito e scelto un assassino, lo abbiamo liberato Barabba e abbiamo condannato un giusto. Ecco allora questo richiamo, ogni qualvolta noi scartiamo Cristo, il risorto nella nostra vita, abbracciamo la morte. E non è così, perché il Cristo è la nostra libertà, la nostra bellezza, la nostra vita sincera, una vita che riconosciamo come dignità, una vita che va amata, va apprezzata secondo il volere e la volontà di Dio. Ecco perché San Giovanni, nella sua lettera, ci dice molto bene che noi non possiamo essere bugiardi, non possiamo dire di amare il Signore e non riconosciamo nel volto, nella vita dei nostri fratelli, il Cristo Gesù. Ecco allora San Giovanni ci richiama, ci sprona ad una condotta morale giusta, onesta, che appartiene alla vita dei santi, ai sapienti della terra. Oggi il mondo continua a stare lontano da questa verità, da questo Signore risorto che è in mezzo a noi. Ogni giorno io sono in mezzo a voi. Ecco perché dobbiamo veramente, con un orecchio attento, un cuore aperto e una mente vigile, saper riconoscere Gesù ogni giorno nella nostra vita. Ed è bello quello che i discepoli di Emmaus raccontano come esperienza dopo
che lo hanno riconosciuto nello spezzare il pane, vanno ad annunciare agli altri apostoli chiusi, come sappiamo nei racconti storici nel Cenacolo, vanno a dire cosa hanno visto il risorto, colui che mentre raccontava la legge ai profeti il loro cuore ardeva. E nello stesso istante, mentre gli stessi discepoli che erano increduli, Gesù appare con quella pace a voi che può venire soltanto da Dio nei nostri cuori. Eppure hanno un momento di titubanza, no? Credono che sia un fantasma. Tante volte Gesù può essere un fantasma, può essere un racconto, può essere una leggenda, ma è sempre Lui a darci forza, a darci coraggio. Guardate i miei segni, guardate le mie ferite. E poi la bellezza che Gesù è uno che condivide non solo la sua esperienza attraverso la sua vita, la sua testimonianza, ma dice sempre cosa c'è da mangiare, cosa abbiamo da mangiare per poter stare insieme, no? Gesù continua ancora una volta a fare quel miracolo dei prodigi, dei pani e dei pesci. Allora in quel momento si aprono gli occhi e il cuore dei discepoli. Carissimi fratelli, questa domenica vuole essere per noi un ritornare alla speranza. Niente di questo mondo, la ricchezza di questo mondo, il potere e il successo potrà salvarti, ma solo una persona vera, viva e concreta, Gesù Cristo, che è il Signore, è il risorto, è colui che continua a parlare ai nostri cuori e questi cuori possano veramente assaporare quel dono della risurrezione che appartiene agli eletti del Regno dei Cieli. Noi tutti quanti, come ci ricorda San Francesco, dobbiamo spiccare il volo per andare incontro a quel Padre meraviglioso che ha dato a noi la vita. Sia lodato Gesù Cristo.